Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod Bitara Gangster. Nello scorso video ci eravamo lasciati che avevamo rubato auto di lusso. Tutte quelle macchine là sono state vendute, ho dato un po' di soldi a Toretto e guardate stamattina con che macchina si è presentato. Un Audi RS6 che io chiamo auto del diavolo. Guardate qua, c'è scritto Audi RS666, il numero del diavolo, vi rendete conto ragazzi? Sto Dominic Toretto è cambiato ragazzi, non è più Toretto di Fast and Furious, che è un Toretto diverso questo. Quindi stando appresso a Timmy, lo sta portando sulla cattiva strada Tim. Comunque adesso vi faccio sentire il sound perché è veramente indemoniata sta macchina. Vabbè, innanzitutto mettiamo il punto perché stamattina ruberemo le moto. Abbiamo gli scarichi proprio lì negli anelli dell'Audi, quello lì è il logo dell'Audi, no? E lì ci sono gli scarichi. Ok, vai, 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 partiamo e vi faccio vedere come si comporta la macchina. Tutto molto bello, Audi bellissima. L'unica cosa che non mi piace ovviamente è il portabagagli sopra, che ci azzecca, non dobbiamo fare nessun viaggio e Toretto si presenta con questa macchina con il portabagagli. Ok, vabbè, contento lui, gli piace così, lasciamolo stare. Comunque sì, come state vedendo ragazzi, si fa notare veramente tanto questa macchina, è bella prepotente, non la stiamo tirando per niente perché qui ovviamente il traffico c'è sempre, però vi assicuro che va veramente veloce questa. Leviamoci un attimo da mezzo sti qua che si sono messi proprio d'accordo, ok? Uno a sinistra, uno a destra e non ti fanno passare. Perfetto, perfetto, siamo riusciti a liberarci, meno male. E comunque stamattina sono tutti motocross, comunque sono tutte moto di questo tipo, KTM, Honda, tutte quelle là. Allora vai, andiamo subito di qua, attenzione Timmy. Abbiamo la lista pure questa mattina, ovviamente ragazzi sono comunque moto possedute da gang, quindi c'è sempre bisogno di sparare, però ovviamente loro non sanno che noi stiamo arrivando, quindi possiamo sfruttare qualsiasi tattica vogliamo tranquillamente, quindi possiamo andare vicino a loro e dirgli senti vendi dell'erba e poi ovviamente li possiamo sparare. Vai 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 vai, attenzione qua, attenzione qua. Ogni tanto gli scoppietti li facciamo sentire qua allo Santos. Allora vai, vediamo un attimo dove stanno questi. Dovrebbero stare qua in un distributore. Infatti sì, ci siamo. Li vedo. Infatti vedete lì c'è una macchina e c'è la moto e sono tre, vai. Vai 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 vai, ce la possiamo fare. Quindi facciamo una cosa, mettiamo la macchina qui. Perfetto. E andiamo a spararli. Vai. Non se lo aspettano. Ok, vai. Bene, attento, attento, riparati. Perfetto ragazzi, tu aspetta qua, Toretto, aspetta qua, prendi la macchina e ci vediamo al porto. Allora, qua stiamo parlando di un KTM SX125, se non sbaglio, sì, è proprio lui. Allora, punto messo, per ora è andato tutto bene perché prima di arrivare lì ho fatto un piccolo taglio, però per pochi secondi si sono sentite le sirene della polizia, quindi questo ci fa capire che la polizia è occupata per altre cose ed è per questo che stiamo veramente messi bene. Andiamo avanti ragazzi, ottimo KTM questo, bello davvero, pure la livrea mi piace veramente tanto. E chi ha creato questo veicolo qua? Guardate a quanto l'ha fatto andare, 205 ho letto, 207, velocissimo. Buono buono, dai, siamo quasi arrivati. Portiamo tutto là come sempre, poi chi se le vuole comprare se le compra. Ovviamente non sono veicoli di lusso questi, però ci fanno fare comunque tanti soldi. E diciamo che ultimamente Timmy sta facendo questi lavoretti qua, quindi cose diverse da Franklin, che Franklin fa cose più aggressive come avete visto, no? Invece Timmy se ne sta per i fatti suoi, fa soldi così e quindi rischia meno rispetto a Franklin, però sicuramente lo metteremo in mezzo quando c'è da fare la vendetta col boss, col padrino, che siamo proprio agli sgoccioli, manca veramente poco, se non il prossimo episodio, il prossimo ancora. Perfetto, perfetto, eccolo qua, KTM SX125, bello ragazzi, nessun graffio. Ah no, c'è qualche goccia di sangue lì, avete visto dove stanno le sospensioni? Perché comunque lì abbiamo sparato, quindi è normale che
È normale, è normale. Eccoci di nuovo con Toretto, è tornato sano e salvo. Toretto, la porta. Dai. Ok. Toretto, devi essere più veloce. Allora vai, di nuovo come prima, questa volta drift. Mettiamoci un attimo in prima persona che non ve l'ho fatta vedere. Vabbè, classico interno dell'Audi RS6, molto molto bello, molto molto moderno. Andiamo avanti così, ho messo il secondo punto, quindi seconda moto. Oh, attento. Bella, cioè, non ve l'ho detto prima, però bella di questo colore. Mi piace questo rosso. Non è né troppo acceso né troppo spento. E poi comunque si abbina con i fari, si abbina con le altre cose. Ci sta veramente questo rosso, perché poi l'Audi RS l'ho sempre vista nera, soprattutto, ok? Però il rosso pure gli dona. Vediamo un attimo stavolta dove devo andare, perché sì, ok, ho messo il punto, però uno comunque non si ricorda tutte le posizioni esatte, diciamo, non si ricorda lì cosa c'è. Oh! Wow! Vabbè, stiamo parlando di Timmy, di Brian O'Connor, se non sa fare lui ste cose. Attento, ok. Allora, vai, vediamo questa volta. Siamo arrivati, vediamo un po'. Sono lì, dovrebbero essere lì. Ah, sì, eccoli, li vedo, sono i Ballas, sono i Ballas. Allora, facciamo una cosa, mettiamoci sempre qua, tu ti fermi qua, Toretto, e poi ci vediamo dopo. Ok, leviamo le armi, tanto comunque loro non sanno niente, io mi posso avvicinare, io abito lì. Io abito lì sopra, non possono dire niente questi. Ok, è un'onda quella. Salve, buongiorno. Ok. Prepariamoci, un bel pompa per questi Ballas. Un bel pompa. Vai di pompa. Scusate, un'informazione. Questo non ha capito niente, quello scappa. Maledetto. Ok, 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 questi qua lasciamoli stare che sono persone normali. Ecco la moto, ragazzi. Vediamo un attimo. È un'onda? Sì. Oddio. Oddio. Sound più o meno realistico all'accensione. Ci vediamo dopo, Toretto. Bella, ragazzi. Io non mi ricordavo di aver messo il sound più o meno realistico, perché comunque l'accensione è realistica. Pure quando la moto sta ferma è realistica. Però comunque, diciamo, in movimento come ora, ok, non è tanto realistico, però è sempre un sound diverso, quindi va bene comunque. Sì, dai, 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 lo posso accettare, lo posso accettare. Non mi dispiace questo sound. Bellissima, bellissima, ragazzi. Andiamo avanti così, siamo quasi arrivati. 197, 202, wow. Vabbè, siamo a velocità non tanto realistiche, perché comunque 205 sono tanti, sono tanti chilometri orari, 205. Io non penso che questa li fa 205, poi boh. Vabbè, sì, dai, non mi dispiace questo sound, non è per niente, diciamo, sincronizzato con quello che stiamo facendo, però almeno sentire qualcosa di diverso è sempre bello. E vedi, quando stai fermo così è perfetto, è perfetto. Quasi sono avvicinati al 100% al sound. We'll be right back.
Buono, siamo alla seconda moto. Ok. Eh sì, dovevo spegnere pure quella. Allora, vediamoci un attimo questa. Sì, dai. È fatta molto bene, ragazzi. Honda CRF. Ok, eccoci di nuovo con Toretto. Prossima tappa, vediamo un po'. Forse ce l'abbiamo a destra. Vediamo un po', sì, mi sa che adesso dobbiamo fare tutto a destra. Buono, dai, almeno si cambia un po' strada. Oddio. Guardate Timmy, ragazzi, col freno a mano che diciamo fa queste curve pazze. Pazzesco. Grande Timmy. Cioè, secondo me non gli dobbiamo dare in mano la Nissan Skyline o la Supra, se no lì è finita. Allora, vediamo un po' questi dove stanno. Mio Dio, avete visto? Stavano andando via le texture, ma qui comunque tutte queste moto appesantiscono il gioco, perché comunque sono tutte moto realistiche, fatte molto bene, e quindi diciamo ti fanno andare in tilt tutto. Però dai, è passato, meno male. Vediamo questi dove stanno e soprattutto vediamo chi sono. Ok, eccoli, non riesco a capire che moto è. Ho visto un verdignolo, forse Kawasaki? E forse sì. Vai, spariamoli, ragazzi. Sono gli Aztechi questi. Allora, vediamo un po'. Kawasaki? Eh sì. Ci vediamo dopo, vieni sempre lì. Comunque sì, ragazzi, Kawasaki questa, molto molto bella, molto molto bella. Mi piace. Uè, state attenti. Sì, vabbè, proprio le Kawasaki si distinguono appunto per questo colore, vedete, questo verde che a me piace tanto. Ok, sta procedendo tutto bene, ragazzi, tutto bene, perché è bello quando vai da qualche parte ma nessuno si aspetta che tu stai arrivando, quindi è facile e soprattutto poco pericoloso, perché sai già la mossa che devi fare e tu sei il primo a vederlo. Quindi se comunque tutti questi qua, ragazzi, in qualche modo, no, vengono a sapere del nostro arrivo, e là sono comunque problemi, perché comunque si preparano, ovviamente se ne vanno, e quindi è più difficile. Rallenta, meno male che c'è freni buoni, Ok, adesso passiamo all'ultima moto che... Vabbè, abbiamo rubato Kawasaki, abbiamo rubato Honda, abbiamo rubato KTM, ci manca forse Husqvarna. Quella lì. Perfetto, ragazzi, top moto pure questa. Forse è una moto, ragazzi, non tanto gli occhi di Timmy, forse è una moto non tanto capita questa, perché la gente che guida queste moto le ho sempre viste con KTM, ok, Suzuki, Yamaha, però il Kawasaki così è raro, almeno io l'ho visto poche volte. Ok, quindi passiamo all'ultima moto di oggi. Abbiamo fatto comunque dei bei colpacci, sicuramente. Non so a quanto le venderemo, però sicuramente le venderemo, perché comunque sono tutte moto veloci, tutte moto che comunque vogliono tutti, quindi ci metteremo poco a venderle. Poi prossima volta, ragazzi, che si torna col Timmy, vediamo comunque la visuale di Toretto, perché comunque a lui sinceramente gli manca una casa, lui... Oddio. Oh mio Dio. Vabbè, dai, Toretto, poi dopo l'aggiusti. Comunque stavo dicendo, ragazzi, ci metteremo nella visuale di Toretto e gli facciamo comprare una casa, perché comunque Toretto non ce l'ha. Vive sempre là dentro, in quel garage, quindi secondo me deve pure lui. Vediamo un attimo qua se ci stanno, sono in questo parchetto. Sì, forse li vedo. Eccoli, vedete, vicino i bagni, credo che siano bagni quelli. Vieni pure tu, dai, Toretto, vieni pure tu, tanto non ti preoccupare, me la vedo io. Vedete? Non ci possono fare niente, perché noi per ora, essendo che siamo poco conosciuti, non siamo come Franklin, possiamo passare inosservati, siamo gente qualunque. Siamo passeggiando nel parco. Salve.
Ok, gli occhi di Timmy non li voglio più vedere. Comunque, salve. Vendete dell'erba qui? Vedo che state fumando. Non sono un poliziotto, tutto a posto, non sono un poliziotto. Non ti preoccupare, adesso non ti preoccupare. Pronti ragazzi ad estrarre il pompa? Il primo è lui. Boom. Attenzione, attenzione, ok. Bene. Che volete fare? Che volete fare? Che volete fare? Ok, ok. Perfetto ragazzi, prendiamo la moto. E a quanto vedo sono arrivati i rinforzi. Quindi c'era qualcuno che li stava controllando. Vabbè, ma questi li ammazzo tutti. Vai così, sali, sali. E prenditi subito in testa perché la vita sta per finire. Qua mi ammazza. Primo. Ok, e secondo, perfetto. No, dai, l'ultima moto, guardate qua, due stelle della polizia, perché lì abbiamo fatto veramente casino. Sì, siamo stati veloci, però abbiamo sparato pure in strada, quindi qualcuno ha visto comunque tutto e ha chiamato la polizia. Facciamo una cosa, andiamo qua, anche se questo è un territorio che scotta, appartiene agli armeni, quindi qua penso che dobbiamo sparare adesso, sì, mi sa che dobbiamo sparare, ragazzi, guardate qua, ci sono loro qua. Non penso che ci fanno stare qua dentro così. Salve, posso? Vedete, ha già estratto la pistola questo. Non ti preoccupare. Olè! Oddio, pochissimi colpi. Andiamo avanti, adesso faccio fuori pure questi. Neanche il tempo di estrarre, non gli ho dato neanche il tempo. Pi 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 pi. Vai, 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 team, vai, team, vai, team, vai, team, vai. Scappiamo, andiamo direttamente lì. Ma sì, dai, l'abbiamo seminato oramai. Con la moto è più facile. Con la moto è più facile perché comunque vai nei vicoletti, vai nei posti stretti dove le macchine non possono andare. Quindi vedete, comunque è molto più semplice. Infatti siamo arrivati qua, non ci mettiamo proprio niente. Infatti sì, l'abbiamo seminati. Siamo arrivati, perfetto. Dai ragazzi, abbiamo completato il video. Abbiamo delle belle moto con noi, pronti a venderle. E fatemi sapere qual è quella che vi piace di più di questi modelli, poi ne metteremo altri. E niente, dai ragazzi, direi che con questo è tutto. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, bella a tutti.